L'esame autoptico ha confermato che il penalista Lametino, ucciso sotto casa, è stato attinto da 3 colpi e mentre proseguono le indagini, oggi camera ardente e funerali. Assunzioni in fantasma e circa 19.000 false giornate lavorative, le fiamme gialle scoprono a Rossano, una truffa ai danni dell'INPS, 287 denunciati. Il governatore Oliverio convoca la stampa e spiega i criteri per la ripartizione dei fondi destinati alla cultura dopo le pesanti critiche di alcune associazioni. Teatro di Altomonte gremito per il concerto di Rocco Hunt, cantante rapper apprezzato anche dai meno giovani. E subito derby Catanzaro-Cosenza alla prima giornata del girone C della Lega Pro, esordio in trasferta per Vibonese e Regina. Bentrovati dal TG10, camera ardente in tribunale, funerali, giornata di lutto oggi a Lamezia Terme per l'ultimo saluto a Francesco Pagliuso, il penalista 43enne ucciso sotto casa. L'esame autoptico ha confermato che il legale è stato attinto da 3 colpi di pistola, intanto proseguono le indagini per individuare killer e movente. Marisa Fallico, sentiamo. Che ad ammazzare l'avvocato lametino Francesco Pagliuso sia stato un killer professionista pare non ci siano dubbi, lo confermano le modalità dell'agguato, la cura nei particolari, le precauzioni prese, come si evince dal filmato della telecamera di sorveglianza che ha immortalato tutte le fasi. La freddezza con cui il sicario, appena illegale, è arrivato nel giardino sotto casa e stava per scendere dal SUV, gli si è avvicinato, compare felpato, senza farsi sentire, e ha esploso 3 colpi in sequenza, che, dopo aver impranto il vetro, hanno colpito la vittima al collo, alla guancia e alla tempia, come emerso dall'esame autoptico. L'abilità con cui ha recuperato i bossoli, evidentemente ha sparato con una semiautomatica. Un fatto strano, forse temeva che si sarebbe potuti risalire all'arma durante la comparazione con la banca dati, perché già utilizzata in qualche altro omicidio. Ma ci sono comunque i proiettili che, se non deformati eccessivamente dall'impatto, saranno utili. Poi si è allontanato da un buco fatto nella recinzione. Ora tutto porterebbe a privilegiare la pista della criminalità organizzata, per come è stato studiato e portato a termine il piano omicidiario, ovvero una sentenza di morte venuta da quegli ambienti in cui operano molti dei clienti dell'avvocato Pagliuso e quindi la sua attività professionale. Ma non è detto che anche dagli interessi imprenditoriali non sia potuto partire l'ordine, affidandosi comunque ad un sicario di professione. Più difficile è una vendetta maturata nella sfera personale. Ma gli inquirenti non tralasciano nulla. Indizi potranno venire dalle testimonianze e dalle dichiarazioni di chi lo conosceva, di chi lavorava con lui. Chissà se l'avvocato aveva confidato a qualcuno i timori che lo avevano indotto a girare armato con il colpo in canna e a dotarsi di videosorveglianza a casa. Le indagini sono decisamente complesse, ma l'impegno è massimo, anche perché tutti aspettano che presto si faccia piena luce, a cominciare dai familiari storditi da questa tragedia senza un apparente perché, anche se non ci sono mai perché che possano giustificare simili barbarie. Francesco Pagliuso, personalità forte, esuberante, bravissimo nel suo lavoro, ha pagato con la vita cosa? L'aver detto qualche no sgradita a chi si sente onnipotente e non accetta rifiuti, o l'essere venuto a conoscenza di fatti gravi e inconfessabili che lo rendevano scomodo? Domande che tutti, dalla famiglia ai colleghi, ai collaboratori, ai conoscenti, ai semplici cittadini di Lamezia, si sono posti davanti alla sua barra. Scoperta dalle fiamme gialle di Rossano, una truffa da 750.000 euro all'INPS, assunzioni fantasma per beneficiare delle indennità di disoccupazione, malattia e maternità denunciate, circa 300 persone, sentiamo. Assunzioni fantasma per intascare le indennità. Ancora una truffa ai danni dell'INPS è stata scoperta dalle fiamme gialle di Rossano nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Castrovillari. Accertate oltre 280 assunzioni fantasma che hanno procurato un danno alle casse dello Stato per oltre 660.000 euro. Nel mirino degli inquirenti un'azienda che avrebbe presentato all'ente previdenziale dei documenti falsi relativi all'anno 2012, ottenendo così la liquidazione di somme per indennità di disoccupazione e malattia per un importo di circa 600.000 euro e altri 60.000 euro per indennità di maternità. La società avrebbe denunciato all'INPS un consistente numero di false giornate lavorative, quasi 19.000, effettuate su terreni agricoli di cui in molti casi non avrebbe avuto effettivamente la disponibilità, sostenendone l'uso attraverso il deposito di contratti di comodato risultati anch'essi fittizi. Dalle indagini
indagini è emerso inoltre che anche persone con precedenti penali e con connessioni con ambienti della criminalità organizzata della Siberitide avrebbero beneficiato delle indennità. Adesso per 286 falsi braccianti e per illegale rappresentante della società è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria con l'accusa di falso e truffa ai danni dello Stato. Altre storie, altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Un cittadino del Gambia, Sambu Baro, 28 anni, rifugiato politico in attesa di asilo, è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere Lido di Catanzaro con l'accusa di rapina e lesioni personali. Baro, in evidente stato di alterazione alcolica, approfittando del fatto che una donna si era allontanata dal suo compagno per acquistare sigarette, l'ha avvicinata proponendole un rapporto sessuale a pagamento. Al rifiuto, ha colpito la donna fratturandole il naso e scaraventandola a terra. Quando la vittima ha gridato per chiedere aiuto, è intervenuto il compagno. Baro, però, ha aggredito anche lui, prendendolo a pugni e strappandogli il borsello. Agenti della squadra mobile hanno denunciato in stato di libertà un 32enne con precedenti specifici alla convivente di 20 anni, entrambi residenti di Opopilia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 6 grammi di sostanze stupefacenti e 26 confezioni di metadone. Le sostanze erano all'interno di un mobile nella stanza da letto, nascoste tra la biancheria. I carabinieri della compagnia di Locri hanno notificato un'ordinanza di sospensione d'attività a un noto locale sito sul lungomare. Il provvedimento, emesso ai sensi dell'articolo 100 del testo unico per le leggi di pubblica sicurezza, scaturisce, secondo quanto reso noto, dalla frequentazione del locale da parte di pregiudicati, emersa da una serie di controlli eseguiti dai militari dell'arma. Fondi per la cultura, però Oliverio è tutto trasparente, il governatore convoca la stampa a Catanzaro dopo le polemiche all'indomani della pubblicazione della graduatoria per gli eventi storicizzati, evidenziati i criteri e i metodi di selezione che hanno portato poi alla compilazione della graduatoria. Vediamo. La grana per Oliverio è scoppiata dopo la pubblicazione della graduatoria per gli eventi storicizzati. Dubbi sulla trasparenza sono stati avanzati da 30 associazioni tagliate fuori dai finanziamenti che adesso sono pronte a trascinare la regione davanti al TAR. E così il governatore prova a smorzare le polemiche, convoca a Catanzaro una conferenza stampa e insieme al direttore generale del Dipartimento alla Cultura, Pasquale Anastasi, spiega i criteri e i metodi di selezione che hanno portato alla graduatoria. Intanto i fondi impegnati. Abbiamo destinato oltre 6 milioni di euro che ha praticamente consente a tantissime istituzioni di poter svolgere attività e programmi culturali di grandissimo valore. Poi difende il lavoro della Commissione dalle critiche su presunte ingerenze e pressioni. Su 300 progetti presentati ne sono stati finanziati 76. È stato deciso di allargare la platea in virtù del numero e della qualità generale dei progetti presentati. Ci sarà una commissione tecnica con l'apporto di competenze che ha valutato i progetti e ha definito una graduatoria attraverso l'assegnazione di punteggi che sulla base di una griglia ben determinata appunto sono stati assegnati. E poi a questi interventi bisogna aggiungere anche i piccoli interventi che noi abbiamo sostenuto che vanno ben al di là dei 76, perché sono piccoli interventi che meritano di avere il sostegno, perché anche nelle piccole comunità un piccolo intervento aiuta ad animare l'attività culturale, eccetera. Il governatore ammette alcuni limiti nella legislazione vigente, è necessario apportare alcuni correttivi, sottolinea, perché bisogna avere un riferimento normativo chiaro che restituisca un quadro di ciò che è cultura e ciò che non lo è. Non si tira indietro poi sulle polemiche relative al Festival della Taranta di Caolonia. Il fatto che Caolonia sia sul fondo della classifica evidenzia dovrebbe far capire quanto i criteri siano stati oggettivi e infine ribadisce: abbiamo lavorato nel massimo della trasparenza, della valutazione oggettiva e delle risorse disponibili, cercando di allargare la platea il più possibile, tenendo conto naturalmente anche della qualità delle proposte. Parliamo di mare. Il 20 luglio i primi risultati da parte di Goletta Verde dopo le analisi effettuate nei primi giorni del mese. Adesso i dati definitivi, ci sono almeno 5 punti campionati in Calabria che risultano inquinati da anni, definiti dunque malati cronici, situazioni problematiche davvero nella nostra regione, interessata anche nelle ultime settimane da diverse proteste da parte delle comunità locali per mare sporco, da divieti di balneazione, dagli interventi delle forze dell'ordine per
irregolarità nel servizio di depurazione. Se nell'edizione 2016 oltre la metà dei punti sono risultati inquinati, uno su cinque soffre di inquinamento cronico, in quanto dal 2010 ad oggi è risultato fuori limiti di legge per almeno 5 volte. Di questi il 94%, ma siamo su base nazionale, corrisponde a foci di fiumi, torrenti, scarichi e canali. Tutte le regioni costiere hanno almeno un punto malato cronico, ma in alcune la situazione è particolarmente rilevante e una di queste regioni è proprio la Calabria, che ne ha almeno 5. Adesso la sanità, perché l'ufficio del commissario ha autorizzato 42 nuove assunzioni delle strutture sanitarie calabrese, nulla osta per l'assunzione di personale a tempo determinato alle ASP di Cosenza, Crotone e Reggio e alle aziende ospedaliere di Reggio, Cosenza e Catanzaro. Sentiamo. Da anni le strutture sanitarie calabresi fanno i conti con le gravi carenze di personale. Il blocco del turnover ha spesso messo a rischio il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Medici e infermieri fanno i salti mortali per garantire la qualità dei servizi, ma spesso è difficile dare una risposta immediata ai bisogni di cure e di adeguata assistenza dei cittadini. Adesso però arriva una boccata d'ossigeno. L'ufficio del commissario al piano di rientro infatti ha autorizzato 42 nuove assunzioni nelle ASP negli ospedali calabresi. Il decreto, firmato dal commissario ad acta Massimo Scura e dal subcommissario Andrea Urbani, è stato pubblicato ieri. La struttura commissariale ha così concesso il nulla osta per l'assunzione di personale a tempo indeterminato alle ASP di Cosenza, Crotone e Reggio Calabria e alle aziende ospedaliere di Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro. Nel dettaglio, all'ospedale di Cosenza arriveranno 2 ortopedici, un anestesista, 4 tecnici di radiologia per la PET, 2 infermieri e 2 operatori sociosanitari per il reparto di anestesia. 2 dirigenti medici sono in arrivo in ortopedia nell'ospedale Spock di Locri. Nell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria saranno assunti 3 infermieri professionali alla dialisi che si aggiungono alle 3 unità da stabilizzare. Nell'azienda ospedaliera di Catanzaro gli infermieri saranno ben 10 che si sommano ai 4 tecnici radiologi da assumere a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le ASP, a Cosenza arriveranno 2 ortopedici e 6 tecnici di radiologia, a Crotone un pediatra, un ginecologo e un radiologo per screening e per l'unità riservata agli ictus. Anche un prestigioso quotidiano svizzero dedica un lungo articolo al cimitero dei migranti voluto da Franco Corbelli dal comune di Tarsia e che sarà realizzato grazie all'impegno della regione. Tantissimi reportage internazionali per un'opera che proietta un'immagine positiva della Calabria in tutto il mondo. Marisa Fallico, sentiamo. La Calabria torna su tutti i media internazionali e non per i soliti fatti di 'ndrangheta, ma per un'iniziativa di grande solidarietà in un momento in cui la questione dei migranti, fenomeno che ha assunto dimensioni bibliche, solleva preoccupazioni, polemiche, strumentalizzazioni, barricate e proteste in tutta Europa e non solo. Infatti il progetto del cimitero dei migranti, voluto da Franco Corbelli, leader di diritti civili, insieme al sindaco di Tarsia, cittadina emblema della follia nazifascista con il suo campo di concentramento, e al presidente della regione Oliverio, continua a guadagnare intere pagine e reportage sui più prestigiosi media internazionali oltre che su quelli nazionali. Da Al Jazeera alla radio pubblica tedesca ARD, al più importante quotidiano della Svizzera, l'NZZ, eloquente il titolo del giornale elvetico, un cimitero per i migranti annegati, una piccola comunità calabrese costituisce un esempio. Apprezzamenti per un'opera che, al pari dell'accoglienza, ha una grande valenza, forse ancora di più, perché le migliaia di persone annegate durante le traversate sui barconi della Speranza, che tanto fanno indignare e commuovere, almeno per qualche ora, le cui bare sostano, vagano di cimitero in cimitero in attesa di una degna sepoltura, potrebbero avere un luogo dedicato, un luogo che sia di monito e di ricordo delle tragedie che si consumano quotidianamente nel Mediterraneo. Un luogo della memoria, come più volte ha ribadito Franco Corbelli, che si è battuto strenuamente per il cimitero dei migranti da dedicare al piccolo Aylan trovato morto su una spiaggia. Un luogo dove seppellire anche i senza tetto, i poveri, assicurare anche a chi è senza terra, senza casa, spesso senza identità, la sacralità della morte. L'attenzione internazionale, in Germania addirittura si vogliono attivare delle donazioni, testimonia come ci sia una Calabria sana, solidale, che fa notizia positivamente. Pagina dello spettacolo, l'anfiteatro di Altomonte gremito per il concerto di Rocco Hunt, il rapper che piace ai giovani, ma scopriamo anche ai meno giovani. Vediamo.
sistemare, bambini correre arriva, è disastro generale, ho visto morti negli stadi, dopo chiederci perché, siamo schiavi di un sistema, ora ti parlerò di un re, c'era una volta un signore su un'isola, era la voce di Kingston Town. In questi casi si dice che c'era il pubblico delle grandi occasioni e quello del Festival Euro-Mediterraneo di Altomonte questa volta era anche un pubblico davvero molto giovane che è stato conquistato dalle tematiche profonde che Rocco Hunt tratta nelle sue canzoni, solo apparentemente leggere. Rocco Hunt è un giovane del Sud che ha fatto della denuncia del Sud il suo mezzo di comunicazione. È un po' come se fosse portata avanti un po' tutta l'essenza del nostro festival, quella di parlare appunto del Sud, delle essenze del nostro mezzogiorno. Abbiamo pensato in questa occasione anche ai giovani che sono i veri protagonisti insieme all'artista Rocco Hunt di questa serata. Vieni con me, stasera ad Altomonte, Il successo di Rocco Hunt al Festival Euro-Mediterraneo spiana la strada agli altri appuntamenti in programma ad Altomonte. Segnaliamo il concerto di Patti Pravo il 14 agosto, ma c'è anche dell'altro. Patti Pravo sarà nell'Ambiteatro d'Altomonte e ci farà godere delle sue meravigliose canzoni. Continueremo poi con la festa del casello, con la festa dell'agricoltura, con la festa della terra e altre che sono in via di programmazione per far sì che l'estate continui fino alla fine d'agosto e anche oltre. Su, parlate di futuro, intanto radio autostrada, i programmi pomeriggio, ma volate queste idee, ma se vai dunque da qua giù, se vai dunque da qua giù, ti guardavremo, ma se canteremo, me lo fai stanza, da chi lo passeremo, lo stipendio non arriva, tutti i mesi fa ritardo, per una partita in qua, moriremo qua aspettando, e anche se sto paese mo cade a pezzo, governo lo sempre. E preghiamo ogni giorno che la donna per la guerra è un danno io d'otto. Wake up, qua giù, se la donna è tu. Wake up. Altro scenario a Rocca Imperiale, dove è stata aperta l'ala nord del famoso Castello Svevo, l'occasione anche di ospitare illustre personalità, è stata ribadita la funzione del centro come anello di congiunzione tra Calabria e Basilicata. Rocca Imperiale non più terra di confine, ma importante anello di congiunzione tra Calabria e Basilicata. In occasione dell'apertura dell'ala nord ristrutturata dell'imponente Castello Svevo, il ruolo strategico che la città del Limone rappresenta è stato sottolineato con forza e determinazione da autorevoli esponenti del governo. È stata l'occasione di aprire quest'ala importante ai cittadini di Rocca Imperiale, ai tanti turisti, ma è stata soprattutto l'occasione per riaffermare con il Vice Ministro e con l'Onorevole Bossio quelle che sono le ragioni e le identità della nostra comunità, che si sposano pienamente con questa idea di divenire oramai porta d'ingresso naturale della Calabria, ma soprattutto un luogo capace di unirsi per davvero con la vicina Lucania. Calabria e Basilicata dunque sempre più vicine, grazie ad importanti progetti che ne hanno accorciato notevolmente le distanze. Sta ripartendo la 106, è stato deciso un finanziamento da parte dell'ANAS per unificare sostanzialmente i due lungomare di Novasire e di Rocca Imperiale. E poi ci sono le battaglie storiche che stanno portando dei risultati, questa bellissima ristrutturazione del Castello Svevo e poi il simbolo anche del Limone e della possibilità di ripartenza di questo comune, di questo territorio, di quest'area anche attraverso l'agricoltura che rappresenta la vera prospettiva di aumento del PIL e quindi dell'occupazione in Calabria. Questa capacità di guardare anche oltre i confini amministrativi, e questa sera ne abbiamo avuto una dimostrazione, incoraggia i cittadini che vogliono investire, che vogliono poter guardare con maggiore tranquillità al futuro di questi territori in termini economici, in termini occupazionali, in termini culturali, e agevola anche il lavoro dei governi regionali e del governo nazionale.
La serata si è conclusa con l'inaugurazione della mostra contemporanea Visionari al Castello, che ospita i lavori di oltre 60 artisti e rappresenta l'anteprima del grande evento del 18 agosto, dal tramonto all'alba, un ricco appuntamento di musica e arte tra le suggestive atmosfere del maestoso castello. E adesso lo sport, il calcio, cominciamo dalla Serie A con gli abbonamenti del Crotone. Naturalmente manca la prima partita, domani si comincia con la prelazione per i vecchi abbonati. Prezzi, si va dai 190 euro della curva sud fino ai 1800 della tribuna VIP, questo per i vecchi abbonati, che poi diventano 220 e 2000 euro. Il costo dei biglietti varia dai 170 euro del singolo biglietto per la tribuna VIP ai 25 per la curva sud. Non ci saranno abbonamenti in settore curva nord, che sarà totalmente destinata alla tifoseria ospite. Naturalmente lavori in corso e, come detto ieri, lavori che termineranno presumibilmente per la seconda gara casalinga, quella con il Palermo, ormai nel mese di settembre. Ieri la cerimonia di pubblicazione dei calendari della Lega Pro non poteva essere più avvincente di così il primo turno, almeno per quanto riguarda Catanzaro e Cosenza, e grande attesa anche per l'esordio delle due neopromosse Vibonese e Regina. Vediamo. Tutti ad aspettare il sorteggio con interesse e curiosità. La diretta dal Teatro Regio di Parma ha creato attesa e suspense degne di un campionato sempre più avvincente. Il calendario non ha tradito le attese, promettendo emozioni forti già dalla prima giornata. Acragas Vibonese, Catania Juve Stabia, già un big match. Catanzaro Cosenza, altro big match. Foggia Fidelis Andria, sfida tutta pugliese, Fondi Regina. Catanzaro e Cosenza subito di fronte al Ceravolo. Nei primi 90 minuti della stagione, giallorossi e rossoblù avranno l'occasione immediata per far felici i propri tifosi e partire con la maxi dose di entusiasmo che può regalare un derby in un'annata particolarmente complicata. Trasferta a Fondi per la Regina, che la seconda ospiterà il Messina, mentre la Vibonese esordirà ad Agrigento. Alla quinta giornata il secondo derby per il Cosenza, che al Marulla affronterà la Vibonese, per poi sfidare pochi giorni dopo la Regina al Granillo. Insomma, la Lega Pro che ci aspettavamo, con tante piccole novità, dai nomi dei calciatori impressi sulle magliette che fanno tanto Serie B, ad un maggiore ordine per fasce orarie e turnover dei gironi. Tre i turni infrasettimanali a settembre, dicembre e aprile, le giornate del 26 e del 30 dicembre, stile Premier, e i playoff allargati che cominceranno il 14 maggio. Domani il Catanzaro in campo per la Coppa Italia di Lega Pro, gioca in casa contro la Virtus Francavilla alle 17.30. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione, arrivederci. We'll be right back.